È probabilmente una storia come tante di tanti stranieri che arrivano in Italia e che poi alla fine aprono un'attività, diventano imprenditori. Ma come si riesce a fare questo dopo una vita travagliata come passa il popolo curdo? Ok, io te lo conto, quando avevi 19 anni mi sono uscito da Turchia e sono venuto, prima passato da Grecia e Grecia sono venuto in Italia. E grazie a Dio che stava mio cugino, è stato prima di me Toscana, in provincia di Cecina, che me l'ha dato una mano loro per imparare, per prendere i documenti e tutto quanto, che lui mi ha dato lavoro per più o meno 2-3-4 anni che ho lavorato per lui. Mi ha fatto imparare questo lavoro perché io giù in Turchia non sapevo fare questo lavoro. Sono imparato questo lavoro, entro 4 anni la metteva soldi a parte e poi ho deciso di aprire un locale da solo per conto mio. L'ho preso un locale a Città di Castello, provincia di Perugia, frattempo tanto sposato, l'ho portato a moglie. Il primo locale mio che ha aperto Città di Castello. Il grazie a Dio che sono andato bene, sono stato molto bravo, molto preparato, lavorato bene, lavorato 2 anni e mezzo a Città di Castello. Poi dopo di Città di Castello sono preso questo locale di Perugia e mi trovo molto bene perché comunque ci abbiamo qua a Perugia, ormai lo conosco quasi Allora, 80% di clienti, ormai lo conosco, poi cliente fisso, locale ormai aperto da più o meno 14 anni, io sono da 8 anni che qua lo conosco tutti quanti di Perugia. Qualsiasi persona che se tu le chiedi dici che va pararat, tanto contano loro sempre cosa buono, sempre lo faccio anche scherzo di vetro quando lo dai kebab a loro, che tutti certo. ridono, ormai è famoso anche per scherzo di vetro. E mi trovo bene anche Perugia perché è comunque una città di giovani, divertente, soprattutto in mentalità di gente molto per me aperto. Poi io sono un tipo che scherza a ridere, parte lavoro mio lo faccio sempre molto pulito e sempre attivo per lavoro, quindi una Sei cosa. professionale, Sì, insomma. ormai da 12 anni che faccio questo lavoro, quindi una cosa, sì, sono professionista, sì, sul lavoro mio. Senti, tu hai detto sono scappato e adesso si parla tanto di profughi, di coloro che fuggono, eccetera, eccetera. Come si decide di scappare e quali sono i mezzi per scappare? Allora, quando io ho arrivato a 19 anni giù in Turchia, perché da noi sono ancora obbligo di fare militare, io un po' troppo, parola obbligo non mi piace. Cioè, quindi come c'è ancora, io sono originale curdo di Turchia e non mi piace andare tipo militare. Come vado militare per fare guerra con popolo curdo, come vado a ammazzare da mio fratello, non è una cosa giusta, no? E non mi trovava bene, quindi ho deciso di uscire da Turchia, fare una vita come tutti quanti. E grazie a Dio sono deciso di venire in Italia. Italia mi ha aperto come, per me come secondo paese, per me Italia, e mi trovo molto bene. E per fortuna che, come anche la mentalità, come cosa, come tempo, come più o meno lo stesso il paese nostro, io qua in Italia mi trovo molto bene. E grazie a Dio mi è nato 2 figli in Italia e faccio crescere come mentalità italiani. Almeno qua non c'è obbligo di fare militare, non c'è obbligo di fare niente perché l'obbligo non mi piace comunque. E soprattutto di dire vado a fare il militare per ammazzare i curdi, insomma. Soprattutto sì, perché come io sono curdo devi andare militare e va a ammazzare altri curdi e non mi piace, cioè ho parola obbligo in generale, non mi piace. Poi in Italia comunque visto anche tu sei che Italia è un paese di libertà, se vuoi fare militare vai militare, ti pagano pure, da nostra parte se mandano militare non ti pagano nemmeno.
Cioè, quindi una cosa non mi piace.